tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi come inizio, almeno spero di iniziare a girare di nuovo i video, volevo farvi un haul di Shein. Ho fatto degli acquisti perché mi servivano per determinate cose e quindi volevo farvi il video. Metterò sia abbigliamento che oggetti per la casa, eccetera, eccetera. Inizierei. Mi sembrava che stesse piovendo. Inizierei, non so se mi piacciono i capelli un po' mossi. Inizierei con quelli di casa perché li ho messi tutti in questa busta di Sephora e ho preso svariate cose. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo nastro adesivo. Questo nastro adesivo che serve per le zanzariere. Io ho le zanzariere dappertutto e l'unica cosa che mi è successa in questi anni, per quanto riguarda le zanzariere, che si fanno dei buchetti, non so come, sincera, non so come, ma si sono fatte dei buchetti e si sono fatte nelle finestre dei bagni. E quindi c'è un buchetto, c'è un po' di vento, non ci fate caso, ma non lo so se avendo il microfono nuovo si riesce a sentire. Comunque, si sono fatti dei buchetti e io ho comprato questo nastro adesivo che si chiama in questa maniera, così lo potete anche cercare. Comunque su TikTok vi faccio vedere tutto e se volete vi metto poi il link. Quindi utilizzerò questo nastro e vediamo se è buono oppure no. Poi, per un'altra cosa che in questa casa non manca mai sono i peli di Chloe. Allora, Chloe abita in casa, quindi nei tappeti si depositano i suoi peli. Sansone abita nelle parti basse, nel senso abita nel garage e tutto perché lui è anziano, quindi non riesce a salire le scale. E anche lui ovviamente si mette nel tappeto, lui in pelo nero, Chloe pelo bianco, quindi i peli ce li abbiamo dappertutto. Quindi che cosa ho preso? Che cosa ho preso? Ho preso questo, ho visto vari video per pulire i tappeti, sarebbe questo aggeggio qui, non so se vedete bene, e ha dei dentini, questi sono dei dentini che aiutano a pulire il tappeto, quindi si deve fare così e di norma dovrebbero venire diciamo i peli. Siccome io ho l'erbetta nel soppalco, che sarebbe nella parte sotto, ho tre, diciamo, scalini grandi dove c'è l'erbetta. E indovinate dove vanno i peli? Lì. Ovviamente quando si pulisce la scala, scendono i peli, scendono e si depositano lì. Quindi questo obbligo si doveva comprare. Poi andiamo avanti. Questo cos'è? Ah, ho comprato un mouse. Stefania Passione Mouse, siccome a me cade dalle mani, quindi l'ho dovuto prendere e ho preso di questo colore rosa baby, mi piace tantissimo, ovviamente col filo, perché? Perché io avevo quelli in Bluetooth, in wireless, ma non mi piacciono perché ogni tot si staccava, quindi mi dava fastidio perché mentre io gioco devo giocare cioè che non mi devono interrompere, capito? E quindi preferisco quello col filo, io sono vecchio stampo, preferisco quello col filo. Mi piace molto, è un rosa veramente molto baby, molto diciamo di quelli che piacciono a me. E quindi mi piace anche proprio la grandezza di questo mouse perché l'avevo preso dai cinesi, però non sapete quando vi viene male utilizzarlo, non mi è piaciuto. Poi ho preso questo che ancora non l'ho provata ed è una batteria wireless. Aspettate che ve la apro. Io questa l'ho pensata per metterla qua sopra in cucina, così quando viene o mio marito o i miei figli appoggiano il telefono e si dovrebbe caricare. Almeno spero. Questo va in dotazione il cavetto, questo qui, e poi il piattino, diciamo, è questo. Vedete? È bianco, semplicissimo. Fatto così. È un semplice bianco, sembra tipo una mattonella. E qui c'è l'attacco USB, c'è USB, l'attacco qui, questo qui. E quindi spero che si possa utilizzare, così lo tengo. Si sono suicidate le salviettine. Quindi lo tengo qui in cucina, appena
appoggio il cellulare e spero che si possa fare la carica tranquillamente. Poi andiamo avanti, questi ve li faccio vedere ma li ho già utilizzati e mi piacciono. Ho preso i sacchetti, quelli riutilizzabili. Allora, io di norma li compravo all'IKEA, ma siccome non mi capita più andare all'IKEA perché non devo comprare niente, e poi se ci vado mi compro il mondo, quindi è meglio di no, mi servivano tantissimo quei sacchetti che io riutilizzo, perché io di solito faccio il sedano, le carote, che sono dei pezzi che ai miei figli non piace utilizzarli grossi, quindi li taglio sottili sottili, li metto nel congelatore, quando faccio il soffritto, quando faccio determinate cose, li prendo dal sacchetto e li utilizzo, quindi mi viene più facile. Vi dico già che non sono resistenti come quelli dell'IKEA, però mi sono presa varie misure e li ho utilizzati, diciamo, visto che non ci sono quelli dell'IKEA e che non sono, diciamo, reperibili online, perché dovreste fare un ordine, le spese di spedizione sono care, comunque ho preso queste, le ho prese di varie dimensioni, le ho prese quelle piccole, medie e grandi, perché vi ripeto, io le utilizzo per queste esigenze, oppure metto le cose di Chloe, nel senso, se devo andare, tipo l'altro giorno siamo andati al centro Sicilia e ho messo le sue crocchette qua dentro, quindi li posso portare in giro. Oppure gli metto tipo il macinato che è solo di Chloe, io scrivo Chloe al di fuori, quindi glielo metto solo a Chloe e tutto. E quindi ottimo. Ogni volta io nomino Chloe, non nomino mai Sansone, sia per mangiare, per tutto, perché Sansone è stato abituato da mio marito a mangiare di tutto e di più. Quindi Sansone mangia la pasta, quindi io ne metto in più per dargliela anche a Sansone. Quindi Sansone è abituata a mangiare la pasta, Chloe non è abituata a mangiare la pasta, quindi c'è il rischio che rigurgita tutto. Quindi preferisco dargli le crocchette con carne o macinato, ma glieli faccio proprio porzioni piccolissime, perché lei è sempre di stomaco leggero, cioè ha lo stomaco leggero. Comunque ho preso le varie misure e il prezzo non è nemmeno caro, quindi ottimo. Poi, sempre per quanto riguarda frigo, casa, eccetera, ho preso questo, anche se la misura non era quella che volevo, perché io l'avevo scelto rotondo, perlomeno nella mia testa l'avevo scelto rotondo, ma poi è risultato questo. Sarebbero quei tappetini, no, non sono proprio tappetini, sono per chiudere le cose nel frigo. L'avevo scelto rotondo perché la maggior parte delle ciotoline che ho io sono rotonde, però mi è arrivato quadrato. Sono queste qua, vedete? E diciamo sopra il bicchiere, sopra qualcosa, si chiudono, tipo, non lo so, tipo una forma adesiva, una cosa del genere. Comunque, quello ho sbagliato io. Di quello, perdono. Allora, di questo vi do anche la dimostrazione. Questo io l'ho utilizzato per togliere i peli dal divano. Adesso gli ho comprato un copridivano di quelli impermeabili, quindi lo prendo, lo sbatto fuori e cadono tutti i peli. Questo l'ho preso per togliere i peli, non so se si vede che ci sono i peli di Chloe. Mano a mano che tu, diciamo, pulisci, sposti la levetta che c'è qua dietro, quindi faccio in questo movimento, vedete questo movimento qua, e si pulisce, diciamo pulisce così, e tutto il residuo di sporco lo trovate qua dentro, quindi poi dovete ripulire la parte dentro. Quindi pulite in questa maniera, poi da questo lato girate questo e la parte è pulita, perché rimane, io ve lo vorrei far vedere, non so se riescolo con la foto, vedete? I peli sono tutti qua dentro, questi sono tutti i peli di Chloe, tutti i peli di Chloe. E questo l'ho utilizzato, infatti lo darò per la macchina di Andrea o di Maurizio, così mi viene più facile anche pulirla, perché certe volte i peli di Chloe li trovate anche in macchina. Poi, questi sono dell'abbigliamento. Poi, andiamo avanti, ho preso questi benedetti polsini. È vero, io ogni volta, specialmente in estate, in inverno, assorbo il pigiama, quindi non ci faccio caso.
ma in estate il fatto che deve scendere l'acqua su tutto il braccio dà un fastidio enorme, specialmente che io uso struccante, bifasici, io sto 3 ore a strofinare il make-up per togliere tutto. E quindi quando ho visto che molte ragazze avevano comprato questi polsini, li ho voluti prendere anch'io. Ovviamente li ho presi azzurri perché gli altri colori erano troppo vivaci e non mi piacciono. Quindi questi sono i polsini che ovviamente quando vi struccate l'acqua non dovrebbe scivolare, ma si ferma qui. Quindi è una cosa ottima. Io stavo cercando le fasce per i capelli così da tagliarli e fargli i polsini, ma in base al prezzo che li vende Shein ne prenderò altre due. Già li ho messi nel carrello. Ma va? No, veramente sono comodi, quindi prendeteli perché veramente sono comodi. Poi andiamo avanti. Che cos'è questo? Vabbè, allora aspettate che ho un po' di casino anche dentro il sacchetto perché ho messo varie cose. Allora, sempre per quanto riguarda Chloe e per quanto riguarda il fatto di portarla in giro, siccome io sto cercando di farla uscire per stare a contatto con le persone, anche se lei è bravissima, buonissima e tutto, mi piace il fatto che lei debba stare a contatto con le persone e soprattutto in macchina voglio che lei stia seduta. Gli ho comprato quella coperta, non so se vi ricordate, per i peli, per non aderire i peli nei sedili e tutto, però mi sono accorta che lei certe volte fa il passaggio da un posto all'altro. E questa cosa non mi piace, quindi le ho comprato la cintura di sicurezza e se lei non starà ferma con la cintura di sicurezza, gli comprerò il sedile apposta. Anche se quando siamo andati a prendere il papà all'aeroporto, Chloe stava, vabbè, io ero seduta dietro, Chloe stava seduta, cioè io ho il video, ve lo metterò su TikTok, lei stava seduta per tutto il tempo, cioè Palagonia, Catania, lei seduta, composta, cioè era incredibile. Ho cercato di abbracciarla per tenerla io, no, lei voleva stare da sola seduta. Quindi è una bimba bravissima. E gli ho comprato questa bellissima cinghia per metterla nel sedile, ovviamente è un bellissimo colore, è fatta molto bene perché è abbastanza resistente. Questi sono i gancetti, uno da un lato. E questo è quello che si mette nella macchina. Adesso dobbiamo vedere se nella macchina entra. Se non entra, gli farò togliere questo e gli farò mettere un altro gancetto per agganciarla. Sì, ovviamente si, diciamo, in base alla grandezza del cane lo potete tirare, lo potete allungare, stringere, eccetera, eccetera. Io ho preso questo perché il colore mi piaceva tantissimo. Poi mi piace col bianco, Chloe è un amore. E questo è per Chloe. Poi, sempre per Chloe, per farla giocare, perché lei ha bisogno di giocare, infatti, oltre le passeggiate, oltre le cose che gli faccio fare, mi piace tantissimo stuzzicare la sua curiosità. Quindi, cosa faccio? Di solito metto o i biscottini o delle cose che a lei piacciono. Siccome a lei piacciono tantissimo i miei biscotti, io glieli spezzetto e li metto in determinate parti, perché molti addestratori dicono di far sì che il cane annusi per cercare tipo come si dice, per oddio, non mi viene in questo momento, non mi viene, come se tipo stesse cercando qualcosa per affinare il suo fiuto, si dice giusto fiuto, per fare queste cose. Quindi ho cercato di comprargli un gioco dove metto le crocchette e lei li mangia, li va a cercare e li mangia. E poi ho comprato questa, che è una pallina. E questa pallina, vedete? È di gomma dura. Qui dentro, in questo buchetto, mettete tutte le crocchette che volete, i biscottini, il formaggio, quello che voi volete dare al cane. E automaticamente, essendo che farà rumore, lei lo farà roteare tantissimo fin quando non cade l'ultimo biscottino. Io ho visto vari video, e mi è piaciuto tantissimo, e quindi voglio che lei, oltre si mette a giocare, in questa maniera,
mi piace il fatto che lei sia molto attiva in queste cose. Chloe ha partecipato anche alla camminata, sapete che in ogni paese, in ogni città hanno fatto la camminata della gioventù, queste cose così, e Chloe ha partecipato con il suo papà, si è fatta tutta la strada, stanchissima, gioia. Però ha fatto tutta la strada ed era l'unico cane, l'unico animale, diciamo così, l'unico animale che ha partecipato. È stato molto carino, però non gli hanno detto niente. Vabbè. Poi ho preso, aspettate che se trovo, vabbè. Allora, ho preso questa nuvoletta per aprire i pacchi. Non mi vorrei dilungare, sinceramente. Comunque, se dura tanto ve lo stop e vi faccio poi l'altra parte perché ho l'abbigliamento da farvi vedere. Se riesco anche ad aprire questo, allora ho preso questo che è la nuvoletta, questa, e ovviamente esce la lama, vedete? E quindi potete aprire i pacchi tranquillamente. Poi si aggancia, vedete? Si fa lo scatto e si aggancia e poi si ritira indietro. Lo volevo prendere per aiutarmi ad aprire i pacchi e non utilizzare gli utensili da cucina. Poi facciamo questi, sì, questi che sono utilissimi. Ho preso tre gancini per i fili della friggitrice d'aria, i fili del Bimby, il filo della macchina del caffè, perché ogni volta io ho i fili che partono. Qui c'è la macchina del caffè, il filo parte e fa così. La friggitrice è la stessa identica cosa, c'è il filo che pende, il Bimby la stessa identica cosa. Quindi che cosa ho visto? Ho visto questi oggetti perché sono andata nel reparto cucina e ho visto questi oggettini che sono, devo dire, molto molto utili. Li ho presi tutte e due, tutte e tre neri. Questo è il bioadesivo, nel senso l'adesivo. Ma perché fa così questa fotocamera oggi? Forse l'ho messa in modalità foto, non lo so. Comunque, ho preso questo, vedete, questo è l'adesivo, la parte così, e questo è l'oggettino, vedete? Questo è l'oggettino. Che cosa succede? Voi lo attaccate qui con l'adesivo, quindi lo attaccate qui e il filo lo portate in questa maniera e poi viene agganciato. Così io ad esempio lo metterò o nella macchina del caffè in questa direzione o nel Bimby sempre in questa direzione. Così attacco il filo e lo aggancio. Quindi sarà molto più pulito sia spostarlo quando pulisco il tavolo e tutto, sia anche una forma di pulizia nel vedere non fili tutti sparsi in giro. Mi è piaciuto tantissimo e di questo sicuramente ne prenderò altri. Vabbè, vi faccio vedere un'altra, l'ultima ciotolina di Chloe. Che gliel'ho presa, il colore random perché non faccio distinzione di genere, quindi anche se Chloe è una femminuccia, il blu mi piace tantissimo anche per lei. E quindi ho preso questa, ed è la ciotolina, quella che si porta a spasso con il mollettone. Questa qui io me la porto, lei ce l'ha arancione in questo momento, e io questa la porto quando vado in giro. Ovviamente è richiudibile, io la tengo sempre qua dentro, dentro lo zainetto. Poi quando la utilizzo la richiudo. Gli ho messo prima le crocchette, l'ho fatta mangiare, poi l'ho fatta bere. Dopodiché la sciacquo e la riposo. Cioè, vedete? E così risulta in questa maniera. Bellissima, l'ho ricomprata perché vi ripeto, Chloe la faccio uscire perché è piccolina, la faccio uscire e tutto, ma Sansone essendo grande, ha 14 anni, non vuole né uscire né niente, quindi si fa la sua passeggiatina e poi niente. Vabbè, tolgo tutto quello che c'è qui nella scrivania così mi faccio spazio e vi faccio la seconda parte. Degli acquisti Shein e vi metterò anche l'abbigliamento che c'è una chicca. Io amo, amo quella cosa, amo, lo giuro, lo amo. Infatti, ne prenderò un'altra. Noi, allora, aspettate che mi devo riprendere perché devo ricominciare il ritmo, diciamo, di fare video. Allora, per quanto riguarda questo video, è tutto. Spero ovviamente che i miei acquisti vi siano piaciuti. E ovviamente nei commenti voglio sapere qual è la parte che vi piace di più, qual è l'oggettino che vi piace di più e se volete altri video di questo genere. Per quanto riguarda questo video è tutto, io come sempre vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!